Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente facciamo il primo volo test dell'Apsanzino. Sarà giusto un volo per capirlo, per prendere confidenza. Poi ne seguiranno degli altri, ovviamente con tutte le varie funzioni testeremo tutto quello che è in grado di dare questo Apsanzino. Oggi sarà solo quindi un video giusto per avere le prime impressioni, anche perché adesso sì, è arrivato anche l'aggiornamento per Android come quello per iOS, che nel video dell'unboxing vi avevo detto che non c'era ancora l'aggiornamento per Android uguale a iOS, adesso è arrivato anche per Android. E questi aggiornamenti vanno ad attivare tutte le opzioni sulla fotocamera, cioè possiamo scegliere per la fotocamera, possiamo scegliere gli FPS e la qualità video che vogliamo utilizzare e tutte le funzioni che riguardano la fotocamera. Il problema è che sì, le applicazioni sono state aggiornate, ma non è ancora stato aggiornato il firmware, quindi se noi andiamo a cliccare sul simbolo che ci dovrebbe far entrare nel menu delle opzioni della fotocamera, ci viene fuori un messaggio che ho scritto aggiornare diciamo il software del drone. Il problema è che al momento il firmware non c'è, quindi è stata aggiornata l'applicazione ma non c'è ancora il firmware. Probabilmente ci sarà un firmware beta che qualcuno ha, ma diciamo da scaricare ufficiale in questo momento non ci viene dato, quindi è inutile secondo me fare un video per vedere cosa è in grado di fare a livello di qualità video, perché tanto non si può regolare niente, non si può toccare niente. Adesso secondo me è inutile farlo, è meglio aspettare qualche giorno, perché se Apsan ha rilasciato il software dell'applicazione che permette queste regolazioni, sicuramente sarà imminente anche il firmware. Quindi oggi proveremo altro, o meglio proveremo giusto un com'è a livello di volo. Quindi adesso preparo tutto e decolliamo con l'Apsan Zino. Ok ragazzi, stiamo connettendo l'Apsan Zino. Ok, abbiamo già 9 satelliti, ci dice già che possiamo accendere i motori, quindi direi che possiamo iniziare a volare. Allora, accendiamo i motori come ci suggerisce e proviamo questo Apsan Zino e le prime impressioni che ci dà a livello di pilotaggio di questo drone. Quindi accendiamo i motori, ok, bisogna fare questa cosa per una questione del GPS, ok, siamo pronti. Ah, ecco, questa è la cosa che vi dicevo prima, vedete che se io vado a cliccare sul simbolo del menu della fotocamera ci esce questa scritta please update the aircraft image software, però ovviamente adesso come adesso non è disponibile, quindi decolliamo. Ok, motori accesi e ho scattato la foto, volevo registrare. Ok, decolliamo. Allora vediamo come l'overing. Allora, l'overing non è male, ma non è neanche chissà che, ma questo ovviamente è dovuto al fatto che il drone ha solo il barometro e il GPS, quindi non è fermo immobile come siamo abituati con i prodotti magari DJI o Autelivo o anche adesso il Parrot Anapi, però non è male, nel senso che comunque non è un overing scandaloso, anzi. Adesso proviamo a scendere un po' a vedere se anche a basso altezza rimane un overing buono. Sì, lo guardate, direi che non è male, si muove un pochino, cioè va un po' a destra a sinistra, rimane bene o male nella stessa posizione, cioè nei suoi magari 20 centimetri 30 centimetri di spazio. Adesso non so se dalla telecamera lo vedete, si muove un po', però diciamo dai, non è neanche scandaloso per non avere nessun sistema di rilevamento sotto di lui.
Adesso proviamo a alzarci. Oh la Madonna, direi che è molto brusco anche perché gli stick sono veramente molto morbidi, quindi come si toccano parte a tuono. Allora, le sensazioni sono che con questi stick morbidi e il drone che è veramente molto brusco, gli stick morbidi e l'accelerazione brusche e le sterzate brusche che ha, voglio dire, non vanno molto d'accordo. Quindi con questi stick morbidi probabilmente serviva un drone, una regolazione un po' più progressiva. Avendo questi stick morbidi invece abbiamo veramente tanta cattiveria, però devo dire che vola bene, eh? Ecco, un'altra cosa che ha, che frena veramente tantissimo, veramente inchioda di brutto. Adesso non so, ve lo faccio vedere, non so se riuscite a vederlo. Inchioda di brutto. Ecco, e sale. Un'altra cosa strana che ha, ovviamente, è dovuta al fatto che ha solo il barometro e il GPS. Probabilmente avete visto che si è fermato e poi è salito. Adesso provo a rifarlo. Ecco, avete visto? Frena e sale. Questo probabilmente è dovuto al fatto che non ha i sensori sotto di posizione. Riprovo. Frena e sale. Si sale di un bel metro, un metro sicuro, e poi scende. E adesso è risceso. E questa, ragazzi, è una cosa che per chi lo compra, secondo me, anche con gli aggiornamenti sarà difficile risolverla, perché è dovuta al fatto di avere solo il barometro e non avere niente sotto che lo aiuta a stabilizzare. Quindi questa cosa, uno se lo compra deve essere consapevole che c'ha questo, se vogliamo, difetto, che va bene, non va a compromettere niente dal punto di vista della sicurezza o meno, però nel senso, per chi è abituato a non avere questo effetto all'inizio fa un po' specie. Proviamo a salire un po', e sale velocissimo, è un po' tipo Autelivo, sale veramente a tuono. Proviamo magari a fare qualche funzione, proviamo la funzione Orbit, se riesco a attivarla. Allora, siamo all'altezza di 23 metri, saliamo ancora un po', siamo a 30 metri, ok. Adesso proviamo a ecco un'altra cosa che non so se poi la vedrete nella registrazione, la qualità video non è, o meglio la risoluzione video non è un granché, o meglio viene data per HD, ma secondo me è meno di un HD, perché comunque anche il Mavic Air o il Parrot Anafi sono in HD, ma la qualità è molto maggiore. Qua invece non è definita, cioè c'è molta meno definizione. Per me non è un HD, o perlomeno a questo momento secondo me non è un HD, perché comunque non è definito. Adesso proviamo a fargli fare, vediamo cosa fa. Questa è la funzione Orbit, ragazzi. Possiamo aumentare o diminuire la velocità da qua. Ok, adesso vi alzo un po' la telecamera, così magari si vede un po' di panorama, anche se vabbè, il panorama qua è quello che è, sono in mezzo ai campi, però i colori autunnali sono sempre belli. Adesso sono contro sole, quindi è meglio che non alzo la testa, sennò ragazzi va cieco con la videocamera. Sì, nel ritorno d'immagine è un po' scattoso, però penso che sia solo un discorso di ritorno d'immagine, che non è un granché. Vedete che non è fluido, però penso che nella registrazione della SD, o meglio sull'SD, sia fluido. Adesso poi lo vedrò. Vado a interromperlo, facciamo un pause e usciamo. Ok,
Sì, il ritorno d'immagine è un po' scattosino, sebbene siamo molto vicini, non è un granché. Vediamo se possiamo provare qualcos'altro, delle funzioni che ci dà. Visto che tanto la telecamera non possiamo provarla, come vi ho detto, per il discorso del firmware, proviamo qualche altra funzione. Proviamo il folding mode, vediamo com'è. Ok. Almeno un'altezza di 3 metri. Ah no, bisogna andare almeno a 5 metri. Siamo a 16 metri di distanza. Boh, non capisco cosa devo fare, aspetta che proviamo, vediamo se mi segue. Ah sì, mi segue. Allora segue il radiocomando, probabilmente. Probabilmente segue il radiocomando. Vediamolo. Vediamo che mi giro. Sì, seguendo il radiocomando, anche se non mi inquadra più perché segue il radiocomando e non tiene girato il muso. Proviamo l'altra funzione sempre che c'è all'interno del Follow Me, l'Active Track. Ok, adesso mi è go e vediamo cosa fa. Sì, mi sta seguendo. Sto anche correndo, quindi non è che sto solo camminando. Vediamo se gli vado incontro cosa fa. No, se gli vado incontro si ferma sotto, mi ha perso. Andandogli incontro mi ha perso, non è andato indietro. Adesso vediamo. Ok, go e vediamo cosa fa. E mi ha già perso. Se mi giro, se giro e non continuo a correre avanti, solo in avanti, direi che mi perde. Sì, la tick track diciamo che secondo me è un po' da sistemare, però ci sta ragazzi, è un drone nuovo, ci sta, perché comunque avrà bisogno di tanti aggiornamenti prima di tirarsi insieme. Quindi questa tick track no. Abbiamo la funzione anche di waypoint, ma li proviamo un'altra volta perché adesso anche le batterie iniziano a scarseggiare, siamo al 30%. Creative Video qua cos'è? Ah, sono le funzioni preimpostate. Proviamo a salire, mica di andare a centrare qualche pianta. Gira su se stesso e fa i 360 gradi, niente di che. Andiamo a interromperla perché tanto vabbè. Alla fine fa un panorama, sì. Probabilmente fa la foto panoramica o un video panoramico. Poi, che ragazzi, tante cose le sparo anch'io a caso perché lo sto provando per la prima volta anch'io. Quindi, se mi sentite dire qualche vaccata è perché la sto provando anch'io per la prima volta. No, da guidare devo dire che, a parte questi stick veramente molto morbidi, non è male. E oltre il discorso ovviamente sale e scende, anche adesso tipo scende un casino, dopo che ho lasciato gli stick è continuato a scendere. Ah, non me le fa più attivare le funzioni perché sono col 24% di batteria, vabbè. Quindi, ah ecco, proviamo il return to home. A questo punto ce ne andiamo un po' lontani, saliamo. Ce ne andiamo un po' lontani. Adesso siamo circa 60. Ok,
Ok, quindi già in teoria lo tenta già di fare da solo il return to home, perché siamo col 20% di batteria, quindi siamo proprio giusti. Aspettavo solo quello, in effetti adesso sta facendo il return to home. Vediamo il landing, se lo becca, non lo becca. No, secondo me il landing non lo becca, però vediamo di quanto ci va vicino. Sta scendendo, vediamo di quanto lo manca, anche perché se lo manca lo fermo, se no atterra nel fango, perché ha piovuto stamattina, c'è un po' di fango. Oh, Madonna santa, di quanto lo sta, ragazzi, vedete anche voi di quanto lo sta mancando. Mi fermo, lo faccio venire da questa parte e lo sta... No, è atterrato, vabbè. Non sono riuscito a interrompere l'atterraggio, è atterrato nel fango. Nel fango, poi è pure bianco. No! No, però non si è sporcato tanto, per fortuna. E diciamo, ragazzi, che ha sbagliato il landing di più o meno 5-6 metri. Direi un po' tantini. Comunque, vabbè, niente, metto via tutto e poi tiriamo le prime conclusioni. Ok, ragazzi, il primo volo test con l'Hub Sanzino è finito, anche perché col 20% di batteria ha fatto il return il tuo uomo da solo, quindi va bene così come primo volo. Allora, le prime impressioni sono carino da utilizzare, nel senso, anzi, fin troppo aggressivo, molto brusco, però si prende confidenza, quindi quello non è un grosso problema, nel senso, soprattutto si accentua questo essere aggressivo dagli stick veramente veramente morbidi. L'active track è da rivedere ovviamente, ma immaginavo, perché comunque quando un drone all'inizio, questi sono i primi difetti che ha e probabilmente si risolveranno con tutti i vari aggiornamenti firmware. L'altra cosa positiva, la batteria, sì, mi è sembrata che avesse una bella autonomia. Poi non ho guardato i minuti, però mi sembra che sia durato abbastanza, anche perché col 20% ritornato, quindi vuol dire che c'era ancora un 20%. Poi non mi è piaciuto la qualità del ritorno video nello smartphone, perché uno, non è secondo me proprio un HD, almeno a questo momento non è un HD, magari prossimamente lo diventerà con gli aggiornamenti, non lo so, ma adesso non è assolutamente un HD, quindi si vede tutto poco definito, e in più, oltre a non essere definito, è anche tutto molto scattoso, sebbene il drone era qua vicino a me, non sono mai andato più lontano, credo, di 50 metri da me, una cosa del genere, adesso non ho guardato, però più o meno una distanza del genere, anche l'altezza sono andato circa 30 metri, e comunque è molto scattoso, quindi poca risoluzione e anche una qualità di segnale scarsa dal punto di vista della fluidità, quindi questo non mi è piaciuto. Poi la fotocamera, ripeto, non l'ho voluta testare oggi perché aspetto l'aggiornamento firmware che abiliti tutte le funzioni, sennò vabbè, non avrebbe molto senso farlo oggi, visto che è già in programma l'aggiornamento, perché se hanno aggiornato l'app aggiorneranno anche il firmware. Il return to home, no, non ci siamo proprio, perché comunque l'ha sbagliato di un bel 5-6 metri. Quello, un'altra cosa che proprio non mi è piaciuta, perché è un drone comunque di un certo livello, sì, va, è vero, meglio così che niente, però al giorno d'oggi un drone di una certa categoria non può sbagliare di così tanto. Adesso non dico che debba beccare il landing come Autoliv o DJI, però sbagliare di un metro e mezzo, sbagliare di 5-6 metri già diventa un po' tanto, probabilmente anche questo magari lo risolveranno, è solo all'inizio. La funzione orbit, quindi quella di girare intorno a un punto, diciamo un punto di interesse, è funzionata bene,
non so la qualità video, perché nel ritorno di immagini video era tutto scattoso, devo guardare sull'SD come è venuta, se è fluido, cioè se il drone gira in maniera fluida o se va un po' a scatti o crea comunque dei, un'immagine non bella fluida da vedere, quello dovrò vederlo con, nella micro SD. Quindi ragazzi, queste sono le mie prime impressioni, ovviamente sono solo le prime. Apsan secondo me ha tanto da lavorare dal punto di vista dello sviluppo software e firmware, che è comunque un drone nuovo, è un drone che comunque è economico, quindi non può avere un comparto tecnico di primo livello, quindi sfruttarlo appieno Apsan ci si dovrà impegnare molto, cioè o meglio tirare fuori il massimo da questi componenti con firmware e software. Però probabilmente ci riuscirà, non lo so, vedremo. Adesso aspettiamo l'aggiornamento firmware e proveremo le altre funzioni che verranno implementate e se ci sarà un cambiamento o un miglioramento su quelle attuali. Quindi ragazzi, se questo video, o meglio questo primo video, primo volo, prima impressione dell'Apsan Zino vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo ovviamente nei prossimi video. Ciao!